Eccoci qua un'altra volta. Lo scenario è sempre quello, no? C'è la cristoteca, ogni tanto si aggiunge qualcosa di più, Sì, però sono cresciuti. sono cresciuti. È sempre lo stesso posto, però cambiano gli argomenti, vero? Beh, certo. Oggi andremo a parlare di quando nonno Faustino faceva il camionista e ci racconterà una giornata tipo, cioè da quando si alzava la mattina, quello che faceva, quello che non faceva, perché molti di voi me l'hanno chiesto e comunque lui ne parla sempre bene perché è stato il suo lavoro, è stato per tanti anni, è stata anche la sua passione e è quello il bello. Comunque, bando alle ciance. Adesso facciamo prima un excursus, fammi un excursus. Che Un excursus, un'infarinatura, no? Quando hai iniziato a fare il camionista? è? Ma io prima ho cominciato con le macchine senza rimorchio, andavo in giro con i negozianti, andavo a Castelfranco, a Conegliano, ai mercati. Mi caricavi? Come caricavo? Che c'hai? Andavo carico da di qui. Con che? E c'ho avuto il super tavolo, sai? Ma che caricavi? I maiali! Dillo, no, è un'ora che ti sei caricavi. T'ho detto, Gattuccine. caricavo i maiali di qui e poi andavo ai mercati su per Veneto. Ok. Quindi tu hai iniziato così. Per quanti anni hai fatto il camionista? 40 anni. 40 anni. Ok, e quanti camion in 40 anni più o meno hai guidato? Più o meno, Una trentina. Prima beh, abbastanza, eh? ho cominciato con quello senza rimorchio e tutto. Fino ad arrivare. Dopo sono arrivato con uno che trasportava carburante, macchina e rimorchio, cioè ho cominciato col 66, 666, Mazza. poi il 680, poi l'Esetau. Esetavo col muso e senza muso. Mazza. Era smusato. Eh? Era smusato. Ma quelli No. col muso, tipo quelli americani. C'aveva il muso lungo, ma voglia tu, se guidava male, perché Non si vedeva. e se vedeva bene male, perché e il muso impicciava. Certo. Dopo sono usciti quelli senza il muso e erano meglio. Quali sono i tre camion che ti sono piaciuti di più, partendo dalla terza posizione? Quelli che mi sono piaciuti di più sono stati gli ultimi. E Dimmi i modelli. Tre, dimmene tre. io avevo il 635 della Fiat, che era macchina a rimorchio, tutto 8 cilindri, mica non era una macchinetta. E con quello che c'avevo al passo del pullman e camminava, Quanto andava? andava a 140, ma Mamma mia! io già camminavo perché mettevo il passo d'80 gli ultimi tempi, però sulla superstrada, sull'autostrada. Poi un altro camion che ti è piaciuto? Me ne devi di altre due. Questo è quello che ti è piaciuto di più? Quello sì, perché è stato l'ultimo che ci ho avuto, che l'avevo ritirato io, poi ci ho camminato, l'avevano mandato da un'altra parte. Poi l'ha ripreso e l'hanno verniciato, hanno rimesso a posto la cabina, tutto, e l'ho preso io. Ma era il camion che camminava. Ma dentro tu ci mettevi, che ne so, i calendari delle donnine, le E che televisioni, mica c'ho il pullman, caricavo le donnine, no, che il calendario! donnine. No, no, io tutte le stupidaggini non ce l'ho avuto Tu era mai. pulito il camion dentro, Sì. non c'era niente. E no, perché ci stavo io di lì, Ho capito. pulito, sempre pulito era, meglio che la vettura, è Sì? certo. E tu ci dormivi sul camion delle volte? E delle volte dormivo, io per esempio andavo quando andavo a Livorno,
e arrivavo la notte, mi mettevo a dormire e dopo la mattina andavo a caricare la raffineria, dormivo sul camion. Sul camion ci vivevo tutto il giorno. Ok, appunto. Allora, arriviamo un po' alla tua giornata tipo, quando partivi col camion che ti piaceva di più, che era il 680? No, che mi piaceva di più era il 635. 635. Ma... Ma quello è stato un degli ultimi. Raccontami una giornata, racconta, dai. A che ora partivi? Racconta una giornata tipo. Ma io prima c'avevo altri camion. Andavo a caricare Civitavecchia. Scaricavo ai distributori. Dai distributori. Partivo alle 2:30 la notte. Ti svegliavi? Facevi colazione? Che mangiavi? Niente. Piavo la macchina, c'avevo il garage a Foligno. Cavavo il camion e andavo a Civitavecchia. Senza fare colazione? Mi fermavo per strada. Dove? Te lo ricordi? A volte mi fermavo. E che mangiavi? Mangiavo un cornetto col cappuccino. Che mangiavi? Mangiavo la pasta asciutta la mattina. Ma non ti incavolare, cioè stai facendo un racconto, uno storytelling. Mangiavo un cappuccino con cornetto e poi andavo giù a Civitavecchia. Caricavo e scaricavo dai distributori venendo su. Scaricavo a Terni, scaricavo a Colvalenza, al Bastardo, Foligno, cioè tutta la zona col Fiorito andavo. Quindi tu andavi, caricavi a Civitavecchia e poi ritornavi su? Poi facevo quella zona, di lì ho durato 12 anni, mi pare. Quanto durava il giro? E quanto durava? Allora con quelle strade che partivo la mattina, arrivavi alle 5, alle 6 la sera. Ah sì? Ma quelle, le strade prima era brutta, da Orte a Naggiù, la strada era brutta. Dove ti fermavi a pranzo? C'era un posto dove ti fermavi oppure... Ma delle volte a Viterbo mi fermavo, secondo quanto mi spicciavo, mangiavo a Orte. E che mangiavi? Qual era il tuo pasto preferito? Mangiavi un piatto di tagliatelle, una bistecca, qualcosa così. Cioè praticamente il pasto ideale per rimettersi a guidare, le tagliatelle e la bistecca. Perché avevo morire di fame? Non lo so. Non ti sentivi appesantito? No. Perché il camion era già un po' scarico. No, perché lavoravi anche. Quando andavo a scaricare dai distributori, e vado a aprire i pozzetti, levare il tappo, spiombare, racconta per bene. Tu arrivavi al distributore, allora prima raccontami quando caricavi tutta la cisterna. Arrivavi a Civitavecchia, che facevi? Arrivavo a Civitavecchia quando mi toccava di andare a caricare, perché mica non ero solo, c'erano anche altri camion, c'erano di quelli che andavano a Roma, io facevo quella zona e andavo sopra il camion, piavo il tubo, caricavi. Come funzionava? Aprivi i coperchi, noi altri li chiamavamo il domo, il dome. L'aprivi, mettevi il tubo e riempivi, secondo il gasolio o la benzina. La normale, è tutto scomparte. Da 2000, da 1000 e da 5000 c'erano. A secondo, come vedo scaricano gli altri, e ci vedo stare la testa, perché non era una cosa facile per la carica, e da vedere come la mette, perché è anche da scaricare, perché quando è scaricato il distributore mica può fare la miscela. Certo. Il gasolio metto la supe o lo è. Pensate come è caricato. Non siano contenti, credo. Quindi tu caricavi, poi dopo arrivavi al primo distributore e che ne so, ti diceva voglio 1000. Allora ci avevo 4-5 scarichi. E cominciava a Terni, venendo giù secondo la zona. Tutta la parte Foligno. Vabbè, non mi interessa dove. Che facevi materialmente? Cioè, prendevi. Avevo un ferro, aprivo il pozzetto, c'era un tappo col piombo, col filo. Piombavi, levavi il tappo e facevi misurare. Misuravi,
metteva il tubo e il tubo dello sfiato e scaricava. Secondo, 10.000, 5.000, quello che doveva scaricare. E quando aveva scaricato, levava i tubi, metteva il tappo, piava la misura e ripiombava. Noi avevamo il filo con le pinze. Ma vi rendete conto? C'ha quasi 96 anni, si ricorda proprio tutto, raga. Questo è. C'è da mettere il piombo, noi avevamo la pinza. Un autoapplauso gli farei perché con il piombo e ripiombare. Starei ore e ore a ascoltare. E poi? E dopo niente, richiudeva il bozzetto, piava i documenti, sulla velina ci scriveva la prima misura, la seconda, poi c'era il certificato della finanza, lo firmava. Il debito al gestore, piava i soldi, ci dava l'assegno concorrente, allora di quei tempi c'erano anche i boni, allora contava i boni e lo scalava sul conto che vado a pagare. E anche di lì è da fare i conti perché è da piare i soldi, mica piava i noccioline, era da sbagliare. A parte che i gestori li conoscevo tutto, oramai erano tutti fidati, non erano di quelli. Quindi tu riportavi anche i soldi indietro, quindi era anche pericoloso. C'avevo la chiave della cassaforte del deposito. C'era la cassaforte, quando arrivava la mattina aprivo con la chiave, aprivo la cassaforte perché ognuno di noi altri aveva una cassaforte, eh? Aprivo, mettevo i soldi dentro e chiudevo. Quando arrivava dopo l'impiegato, apriva, luceva le chiavi, apriva. Ma quindi tu l'incasso lo riportavi a casa? Certo. Ma era rischioso? Era rischioso, ma noi altri avevamo, di primo no, ma avevamo una percentuale all'uno per mille. Per la Chiesa Cattolica? Eh? Per la Chiesa Cattolica? Ma che Chiesa Cattolica, stupidotto? L'uno per mille quando era la fine dell'anno erano soldi che pevavamo in più alla mesata. E la responsabilità che vi prendevate per tenere i soldi dell'azienda? Sì, certo. Ok. Dopo da di là da Civitavecchia mi hanno mandato a Calenzano. Caricavo a Calenzano e la zona non era più quella di Foligno, Orte, Terni. Facevo Perugia, Città di Castello, San Sepolcro, facevo tutta la zona di là, ma il lavoro era sempre quello, era sempre la stessa ditta, cambiavo, ho cambiato zona e i primi tempi non erano belli perché non conosce la zona, scaricavo dentro, dentro Firenze, in Firenze chi c'era stato mai? E dopo piano piano imparavo dove stavano i distributori. E sullo stadio di Firenze intorno c'erano quattro distributori che io scaricavo dalla ditta che ci scaricavo io. E due stavano da una parte del destra, un altro stavano dietro. Andavo a Calenzano. Andavo... adesso non famo tutto un... E dentro Firenze, viale, tutto. I Firenze li conoscevo bene, la mattina arrivavo alle 6:30, 6:15, dentro Firenze, 80-90 mezzo a quei viali. Ah, bravo! Volavo perché traffico è poco. E arrivavo, i telefonavamo dal gestore e ci veniva a scaricare perché loro erano più contenti di venire a scaricare prima dell'orario, perché ti metteva di lì davanti, non ne impicciava e scaricava, quando era l'ora dell'orario apriva, nessuno gli dava fastidio. Certo. E cominciavano a vendere, perché loro più vendono e meglio è. Certo. Noi altri facevi 3-4 scariche dentro Firenze. Ok, va bene. Ma ti ricordi di un aneddoto particolare? Che ne so, che vuoi raccontare quando facevi il giro col camion,
ti è capitato qualcosa anche di carino e simpatico da raccontare? Come se c'è qualcosa simpatico? Ti è capitato qualcosa, una storia che vuoi raccontare, una piccola... Tu, io scaricavo sui distributori della Esso. La Esso. Io lavoravo per la Esso. Oh, a Sant'Eraclio arrivavo, può darsi che era mezzogiorno, e il gestore lo conoscevo perché ci scaricava sempre. Allora quando arrivavo mi diceva: oh, sei arrivato adesso. E quando arrivava? Sì, prima non ho fatto, poi arriva adesso. Allora mi diceva: sai che facciamo? Lascia il camion di qui. Adesso andiamo a pranzo. Lui abitava dal distributore a 100 metri, una casa colonica era, e il padre faceva il contadino, cosa. E capirei, campagna in quel modo, di quei tempi, ammazzavano i maiali, e la roba ce ne avevano. Sai che facciamo? Adesso andiamo a pranzo, quando è pranzato scaricamo. E che si mangiava? Ma dico: adesso cammina, cammina, vieni, vieni. E andavamo a casa, aspettavamo le 12:30, chiudeva. Andavamo a casa, lui già aveva mandato, perché allora i telefonini in cerno, aveva mandato un ragazzo a casa a dire che vado a fare pranzo per noi altri. E che si mangiava? Se arrivavi tutto apparecchiato, accomodato, dico: ma che hai fatto? Ma anche io non ci pensavo. Ti metteva a sedere tutto per bene, piatta di tagliatelle. Come sempre. Poi? Dopo... Ma come ride sotto i baffi quando pensa alle tagliatelle? C'aveva il camino grosso, un camino... è una casa colonica, un camino grosso. Allora pigliava la caratella, e le puntarelle, le salsicce, le bistecche, metteva sul fuoco di lì, le coceva, finiti i tagliatelle, mangiava le puntarelle, cose. E via. E lei dice: ma io non vuoi più, mangia, da mangiare, allora che ci siamo da fare? Io vado a mangiare per forza. E bevevate? Ah, il vino suo c'era. Oh, perfetto, esempio perfetto. Il vino era il suo, perché c'era la terra, Ragazzi, non bevete quando guidate, perché non è... La mia beveva lui. No, allora, amica, ma allora mica ti facevano il palloncino. No, e mangiavi e bevevi. Sì, va bene, questo è bello perché mangi tutto quanto, ma raccontami un altro episodio un po' più smaliziato, dai, su, ormai... Una volta caricavo, dunque venivo su da Civitavecchia, delle volte passavo per il lago di Corbara a Viterbo, giravo e passavo per il lago di Corbara. E però da di qua dal lago di Corbara la strada è stretta, è tutto curve. E c'è stanno un... anche le signorine. C'era uno. Questo non lo No, io con la merce mi piaceva. No. E c'era uno dietro con BMW. Ma non c'è la strada per poter passare. Tu capisci? Io ho la macchina del rimorchio. Quello sta dietro, la strada è tutta curva, dov'è? E suonava, bibi, ma che cavolo vuoi questo? Arrivo a Ponte Doddi, quando comincia a drizzare tantino, questo passa, era lui con la moglie, e mi ha cavato la madre, mi faceva i corni. Oh, mannaggia. Grave, E mi andava piano, pian piano davanti. E io col camion cercavo di passare, dico: se mi riesci di metterci la cabina, vedrei che lui lo fermava, vedrei che adesso... No, buttai fuori strada? Porca, ma io ero bello deciso, un cavolato... Ma come? Ma tu era un cavolato nero! Ma... E questo... Ma però che quando... Che contro? Quando vedevo che mi venivano qua per infilare la cabina, gli devo al gas, capire, col BMW... E ripartiva. Ma partiva. Ma... E sai che è arrivato fino a Todi a fare quel lavoro? No.
l'affronto. E dopo è partito e io... niente. Mentre camminavo, perché io venivo a casa, venivo giù quando sto a Deruta, vicino alla strada, c'era il ristorante, e vedo sto BMW proprio fermo da lì. Porca miseria, ho chiappato, mi sono fermato. Ma io la conoscevo perché l'avevo visto bene. Certo. Mi fermo, vo dentro, arrivo ste passate con la moglie, subito là, a farmi un buco il verso di prima, tutti i camionisti intorno, quelli va visto i camionisti tutti intorno, dice di qui si mangia bene, ma lui la macchina le va ad antanà. Da nascondere. Sono sceso, a farmi quel verso che ho fatto prima, ma io, no no, ma da fare quel verso che ho fatto prima. E io, tutto così e lui, ma a me, no, non te do un cazzotto, che se ti do un cazzotto scarico tutto. Wow. Dopo che te lo compone, che sei secco come il coso. Però quel verso me da fare. Tu quel verso, falla dalla tua moglie che sta dalla stazione di Bologna, era targa Bologna. Che stava a fare? Che sta dalla stazione di Bologna. Da lì era da fare quel ma verso. Che stava a fare la stazione? Tutti i camionisti. Che stava a fare la stazione Bologna? Faceva la donnina. No! Mica non era vero, che cavolo. Ah, tu l'hai offeso. Ma io l'ho detto. Era anche bello aggressivo. Eri bello aggressivo. Ah, e mica ne avevo paura. Una volta ne avevo paura io. No? Non aveva paura. Adesso? E adesso sono vecchio, vado a stare attento che mi menano. Quindi abbiamo ripercorso un po' la tua vita da camionista, no? E che vuoi dire? Cioè, nel senso, era comunque lavoro duro, ma era anche la tua passione, no? Quindi chiudiamo un attimo con il lavoro, il tuo pensiero. Il lavoro era che ti alzavi la notte, quando tutti andavano a dormire, tante volte passavo la piazza e io partivo, mi ero alzato allora, e quelli ancora erano andati a dormire, hai capito? E quello è il brutto. La notte alle 2:30 fa un presto a venire, la sera alle 9 vado andare a dormire, perché se no, certo, quando dormivi. Tu veniva alle 5, alle 6 la sera. Comunque anche una vita molto di sacrificio. La vita non era bella, era brutta, ma a me mi piaceva. Quindi era la tua passione. E l'ho sempre fatto, di continuo, io non ho smesso mai. Ti manca un po' il camion? Eh? Ti manca il camion? Il camion mi manca, mi mancava adesso. Adesso non va più, non devo guidare neanche la vettura. Proprio non. Ma ci saliresti su un camion? A Fangiro? Ma Fangiro, io ci salirei su un camion, fa un viaggio. So, andrà così. Ma non lo so, sì. Vabbè. Comunque, se mi ripiazza la voglia di guidare, non lo so. Se c'è qualche azienda che vuole fare una proposta, che lui può darsi anche gli ripia voglia di guidare, tanto quando guida beve due bicchieri di vino, guida e via. Va bene? Ma È stata una bella intervista, tra una bella chiacchierata, no? Io i camion ho cambiati tante, eh. Ce l'hai detto. Ah, no. Tu guarda quello ultimo, perché partito. Quello ultimo, il camion che c'avevo io, l'ultimo che c'avevo io, ne esistono più. Adesso sono tutti altri. Vabbè, altri mezzi. Fammi una cosa però. Se vi è piaciuta questo argomento, magari ne prepariamo altri due o tre. Comunque sempre tema camion, camionisti, strade, benzina, gasolio. Tutto quello che era il tuo mondo. Quindi scrivetecelo sotto i commenti se vi è piaciuto, scrivetecelo sotto nei commenti e vedremo di farvi contenti. Quindi salutiamo tutti adesso, dai. Arrivederci. Meglio. Arrivederci. Saluta come saluterebbe un camionista. Ma voi già fanno. Oh. Io i camion ogni tre anni ne cambiamo uno nuovo. Hai capito? Ciao! Alla prossima!